Buonasera a tutti. Benvenuti al nostro concerto di San Pietro con quest'anno ospiti la banda di De Monteisa di De Monte. Iniziamo subito con delle marce tutti insieme. Il via lo da Mario. Dove Mario? Ah, ciao Mario. Sono Poppo. Ciao. E buon ascolto a tutti. Allora, volevo solo spiegarvi che cos'è. Questa è una grande prova, perché noi non abbiamo mai suonato insieme. Volevi dire dopo? Lo vuole dire dopo, quindi fate finta di non aver sentito niente.
Prego Andrea, prego Andrea. Ah, no, Andrea, no, Mario. Mario. Thank you.
Allora, il segreto ve l'ha già svelato Domenico prima. È la prima volta che suoniamo insieme, abbiamo suddiviso il concerto in varie fasi. Queste erano delle marce d'affiatamento. Se è andata bene andiamo avanti, se no andiamo al passaggio successivo. Quindi, maestro, cosa facciamo? Andiamo per il viaggio musicale? Che ne dici? Alziamo un po' il livello, andiamo di gallia detto subito. Andrea, pensi? Stavolta è Andrea. E noi un po' di anni che facciamo questo concerto, quando capita di incrociare con qualcuno lasciamo questo piccolo gagliardetto di ricordo. E a voi. Voto. Anche no. Proviamo a alzare un po' il livello.
ci saranno 5 brani, uno di fila all'altro, un po' un viaggio, finiamo con qualcosa che dovrebbe piacermi, speriamo, vero maestro? Buon ascolto! Francesca, c'è un bambino da recuperare. Ma se vuole sedere lì, fallo sedere lì.
5-6. Aspettateli buoni, buoni. Sono bravi, tutti i ritmi, nessuno che si muove, tutti belli, eh? Ma che la mattina lei si muove. Ah, che lui Thank you.
Adesso siamo all'ultimo brano di questo viaggio, di questa sezione del concerto chiamata Viaggio. Ci stiamo preparando, ci sono un po' di novità. Dopo aver viaggiato per marce celtiche in Spagna, negli Stati Uniti, arriviamo finalmente in Italia. Siamo pronti? Lì dietro? È un attimo. Fategli un applauso così vengono avanti. Sì, ecco. Guido e Andrea con l'organetto, voi li conoscete? Facciamo alcuni brani italiani partendo da qui, facciamo un piccolo viaggetto in Italia e faremo cantare anche lei, alla Simona. Tanto che
Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ci sono prima i brani ritmici. Maestro, lei pensi a dirigere, maestro. Mi faccia anche fare dei saluti e dei ringraziamenti. In primis al comune, se vuoi venire a dire qualche parola, il nostro sindaco Lorenzo Bono. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io sono veramente senza parole, come immagino un po' tutti voi, perché è una grande emozione essere qui oggi pomeriggio, ripartire direi veramente con grinta nei festeggiamenti che cadono in occasione dei festeggiamenti patronali del nostro comune, ed è anche bello rivedere le bande che fanno questo concerto insieme, questa sorta di gemellaggio che era già stato sperimentato negli anni ma che poi a causa della pandemia era stato sospeso, ed è bello quindi vedere oggi di nuovo l'armonia che si è creata in questo paradiso, perché siamo in un ambiente naturale molto bello, la musica, la voce hanno creato veramente l'armonia, ed è un'armonia che tocca il cuore, che parla alle nostre vite, veramente ne abbiamo bisogno, e allora credo che veramente sia il modo migliore per ripartire. Dopo tante difficoltà, dopo tante incertezze che certamente non ci hanno lasciate completamente, però oggi possiamo guardare con nuova speranza e rinnovata fiducia al futuro. E il futuro e la speranza parte anche proprio dalle attività culturali del nostro territorio, dalle associazioni che lavorano nei nostri territori, sia qui a Bernezzo sia a De Monte. E sono delle realtà vive, delle realtà dinamiche che coinvolgono anche i bambini e le bambine, e questo è un segnale forte di speranza. E allora a nome mio dell'amministrazione comunale voglio dire proprio grazie a voi, ai nostri amici della banda di De Monte e ai componenti della banda musicale di Bernezzo, perché ci regalate veramente delle grandi emozioni ogni volta. E queste emozioni poi si traducono sul territorio, però nell'impegno di tante persone che seguono le attività di prove e poi la scuola di banda anche per i bambini e i ragazzi, e quindi veramente siamo proprio soddisfatti di queste attività e di queste associazioni che sono il fiore all'occhiello del nostro territorio. Per cui grazie, complimenti a tutti voi e viva le bande! Poi proseguono i ringraziamenti, ringraziando il padrone di casa, Don Roberto, che adesso mi è sparito dalla vista. E là, hai al telefono? Ah, è sempre attaccato al telefono. Poi ringrazio la banca che ci supporta sempre, ho visto Tiziana prima, dove è finita non la trovo più. Grazie per il supporto che ci date costantemente, come ringraziamo la ditta energetica e la ditta Swang per il supporto che ci danno. Chiamerei anche Gino, che so essere il presidente di De Monte. Ah, ok. Vuoi dire due parole? Non ho più parole, ma devo dire un po'. Vieni avanti. Signori, tutti grazie, buonasera. Non so chi è venuto noi, se prendiamo come se comunque. Ho saputo che c'è anche mio figlio che suona, mio piccolino che impara, mio nipotino. E allora ho voluto venire proprio a vedere come ha fatto sta banda, ma è veramente una meraviglia. Ci andrebbe sempre una banda così per suonare bene in giro, ecco, così uno gesto l'altro. Comunque molto complimenti, che non pensavo che di vedere una cosa bellissima così, veramente. Io vi ringrazio tutti, ringrazio la popolazione qui che sono voluto ascoltare, e poi ringrazio già anche i bambini che so che cosetta fanno. Allora lo dico già prima, siete molto bravi e molto coraggiosi, è andato avanti nella banda, perché io sono stato 50 anni in una banda, perciò ho cominciato da piccolo come voi quasi, allora vedete che sono venuto vecchio lo stesso. Comunque io ringrazio tutti quanti, ringrazio il maestro Cera, che è una vita che ci conosciamo, è un maestro veramente fenomenale. Penso così non l'abbiamo mai trovato, e spero che continui a seguirci, e lui che ci fa fare delle belle figure, perché io dico, la banda di De Monte, se non c'era questo maestro sarebbe già finita prima, quello sicuro. Grazie maestro, grazie a lui.
Prego, vada in centro, maestro, a prendersi l'applauso, va, che se lo merita. Sì, direi che possiamo procedere con una serie di brani ritmici. Se non mi ricordo male, almeno uno ad orecchio dovreste riconoscerlo. Giusto? Almeno uno, sì. Penso. Quello dopo dovreste riconoscerlo tutti. Potreste poi anche scatenarvi, se volete.
Allora, adesso aggiungiamo ancora un tassello, gli alunni della scuola di banda. Permettetemi di fare ancora un ringraziamento alle persone che hanno lavorato per preparare questo posto in questa maniera così perfetta, direi, che sono i volontari di San Pietro, se non sbaglio i massari di San Pietro, anche i volontari della banda. Ringraziare la Proloco per il supporto logistico e tecnico e anche gli alpini per il prestito che ci hanno fatto di tutto il materiale che ci serve. Entrate pure! Facciamo anche una veloce presentazione di tutti gli alunni. Come ti chiami? Mi chiamo Cecilia. Vabbè, bene anche Cecilia. Come ti chiami? Matilda. Clementina. Gaia. Jacopo. Gabriele Cresci. Francesca. Anna. Cecilia. Poi devo continuare perché oltre a loro qua davanti ne abbiamo ancora dietro che fanno parte ancora della scuola di banda. Adesso devo trovarli tutti. Alzate la mano. Ah, c'è Mister Hashtag. Perché voi dovete sapere che... Vabbè. Quello che per noi si chiama diesis per qualcuno è hashtag. Thomas. Lucia. Oh, andiamo avanti, laggiù. Ah, aspetta, ti ho perso. Elena? Sì, anch'io. Come si chiama lei? Io mi chiamo Gibi. Da quanti anni fa parte della scuola di banda? 3 mesi. Alessia. Marco. Paola. E dovremmo avere... Ah no, è vero. Ah boh. Patrizia. Anche qua. Nadia. Aspettate. Asia. Andrea. Ma pure tu. Ma quanti ce n'è? Cavolo, ne hai da fare tu il sabato lassù anche? Claudio Bono. Nome, anche l'indirizzo? Di casa. Via Colle dell'Ortica 30A. E ce n'è anche una che poi però scappa un po' da suonare. Caterina, che però oggi è qua che gioca. Lasciamo la direzione di questi tre brani, se non mi ricordo male, a Letizia, che anche lei sta imparando. Devo dire che ho visto il tuo figlio.
Maestro, ci sarebbe un microfono, eh? Me l'hai dato tu in dotazione? Ah, buon. Volevo fare un ringraziamento particolare ad Anna, perché in tutti questi anni col comune ci ha sempre fatto tutte le pratiche, ci ha sempre aiutato. Thank you.
Thomas, sembra che faccio tutti i tubi. Thomas, ciao Thomas, faccio una storia, Thomas. Pian pianino ci trasferiamo nell'orto all'aperitivo.